momento la registrazione dell'evento. Vi dicevo, ci sarà un ospite alle 2:30, si collegherà con noi Paolo Prosperini da Pisa, è un esperto di politica di coesione, ha lavorato come dirigente alla provincia di Pisa, ma poi ci dirà meglio lui, anche gestendo i fondi strutturali, quelli della specifica politica di coesione, ma non solo. In questo momento è un consulente per l'ANAC e lavora come capo progetto a un progetto sul monitoraggio della trasparenza e della. Ho chiesto a lui perché so che insomma lo ha fatto, lo sa fare anche molto bene, di parlare un po' con una voce diversa dalla mia della politica di coesione. Prima però di aspettare, insomma, di chiamarlo in riunione, volevo farvi vedere quello che l'altra volta non siamo riusciti a fare, e cioè la scorsa volta ci siamo collegati. E al di là del materiale o dei link che vi avevo chiesto di approfondire nelle prime lezioni prendendo da Moodle, la scorsa volta è un po' il momento in cui volevo farvi vedere il perché di questo laboratorio. Questo laboratorio ormai ha qualche anno di esperienza, non è più un progetto pilota, anzi, grazie anche al buon riscontro sia di partecipazione che di interesse da parte degli studenti, è stato positivamente valutato dall'università e ne è derivata questa offerta formativa a tutti. Ne sono molto felice perché, come vi avevo detto l'altra volta, credo ancora molto nella necessità di comunicare l'Europa attraverso i suoi risultati, quello che fa sul territorio. Io, che per chi non lo sa, sono anche, mi occupo principalmente, sono responsabile del Centro Europe Direct di Torino, Centro di Informazione Europea, mi occupo di comunicare l'Europa come sportello pubblico, come centro di informazione, come sportello sovvenzionato dalla Commissione Europea, ci fa vedere, ci ha fatto vedere che non è così semplice e non è facile. Nella mia esperienza ho trovato può essere davvero molto utile e interessante non partire da come funziona l'Unione Europea, come funzionano le istituzioni europee, molti di voi lo hanno studiato, lo stanno studiando, ma guardando nel concreto come l'Europa arriva di fianco. Sapere che il Museo dell'Automobile che ha aperto, rinnovato, lo ha fatto grazie ai fondi europei, o sapere che l'Europa ha finanziato la tinteggiatura della scuola di mia figlia può avere un senso per cercare di capire che cosa fa l'Europa veramente. Ecco perché è nata l'idea di questo laboratorio, che chiede agli studenti di mettersi in gioco. L'idea del monitoraggio civico che verrà presentata nelle prossime lezioni è un po' la volontà di chiedervi di farvi monitori civici, di andare a vedere come l'Europa agisce sul territorio, dove arrivano i soldi dell'Europa e come vengono spesi. Questa è una dimensione che può diventare anche molto divertente, oltre che interessante. Quindi volevo farvi vedere esattamente il risultato di uno dei primi corsi che abbiamo fatto. L'altra volta non ci sono riuscita. Vediamo. Dunque, non riesco più a condividere lo schermo. Mi dice condividi, ti lascio solo l'opzione file. Volevo provare a condividere lo schermo per condividere. Devi riprenderti la funzione di relatore, perché Ok, se... me la riprendo subito e sì, desidera diventare relatore. Oh yeah. E mentre divento relatore e condivido con voi il mio schermo, faccio partire quello che l'altra volta non si sentiva, e cioè i video realizzati di loro sponte, nel senso che poi il risultato del laboratorio era anche la volontà di realizzare qualcosa di concreto per comunicare quello che si è fatto, e questo era il risultato di uno dei primi laboratori. Vediamo se questa volta si vede e si sente.
Nessuno riesce a sentirlo di nuovo, scusate, ma mi dite se lo sentite. Niente. Allora, mando il link in chat, mi suggerisce la professoressa Belluati. Mi spiace, ci volevo provare, era importante anche sentirlo, ma non ce l'abbiamo fatta. L'altro passaggio, forse ancora l'ultimo che voglio fare, è vedere se ce la faccio ad arrivarci da Facebook, perché l'altra volta, quando l'abbiamo visto da Facebook, funzionava. Datemi ancora un attimo, proviamo quest'ultimo tentativo, se mi dice di entrare. No, ma poi mi rimanda sicuramente, mi spiace, nel senso che le mie parole possono servire, ma secondo me un video raccontato direttamente dai partecipanti mi avrebbe sicuramente aiutato di più per spiegarvi qual era stato lo scopo di questo laboratorio. Intanto. Nulla, direi che a questo punto mi dispiace se non si riesce a sentire, torniamo al nostro collegamento. Il racconto era che gli studenti che partecipano a questo percorso sono chiamati a individuare uno dei tanti progetti finanziati dai fondi europei e quindi dalla politica di coesione, poi vi farò vedere dove trovarli e sceglierlo e prenderselo un po' a cura e provare a monitorare quel particolare finanziamento. Quell'anno il gruppo aveva scelto i Giardini Reali che avevano ricevuto un finanziamento europeo per la loro riapertura. I giardini, quelli all'interno del Palazzo Reale, non so se li avete visti, ed è stato molto bello e interessante individuare un po' quello che era stato l'obiettivo con cui avevano ricevuto i fondi europei e se gli obiettivi condivisi erano stati raggiunti. L'anno successivo, avevo presentato l'altra volta, è stato scelto il Museo Camera, il Museo Italiano della Fotografia, e la scoperta molto interessante è stata che il museo non avrebbe aperto senza il finanziamento europeo. È stato individuato un finanziamento di 800.000 euro e che è stato tutto destinato alla ristrutturazione degli spazi per poter aprire. E quando siamo andati a incontrare dirigenti, insomma, il personale di Camera, è stato molto interessante scoprire quando mi hanno detto quanto hanno inciso i fondi europei nella vostra apertura, allora hanno detto no, non avremmo aperto. O ancora quando abbiamo monitorato il marchio della Cittadella. Io anche poco conoscevo di questa realtà storica molto bella su via Cernaia e quello che c'è praticamente vicino al Museo Pietro Micca. Il marchio della Cittadella è un pezzo delle mura della città rimasto intatto che serviva da ultima roccaforte dove si asserragliavano i difensori della città in uso all'esercito perché è il Museo Nazionale d'Artiglieria, contenendo tra l'altro dei cimeli di artiglieria, abbiamo scoperto, assolutamente unici e rari. Lì, quando abbiamo fatto il monitoraggio, sempre me lo ricorderò, è stato davvero molto divertente perché siamo andati e siamo entrati, mentre non era possibile entrare perché stavano ultimando la ristrutturazione, quindi avevano dovuto svuotare il Museo dell'Artiglieria di tutti i pezzi molto particolari, insomma dai cannoni alle mitragliatrici alla barbe, e nella struttura completamente vuota stavano tutti i giorni un colonnello dell'esercito e un tenente a presidiare questo spazio, molto presi dal loro incarico.
tanto da dirci a un certo punto che era presente anche un fantasma del maschio, e noi, in qualche modo, visto che l'hanno detto raccontandoci un po' di che cosa avevano fatto i lavori, e ci hanno detto, ah, perché sono delle presenze, detto, come delle presenze. È stato bellissimo scoprire anche che in uno dei progetti finanziati dalle politiche di coesione, bene ci sta e ci vive anche un pochino meglio adesso che gliel'hanno ristrutturato, un fantasma che dà dei segnali anche, insomma, abbastanza evidenti. E questo era un aneddoto per dirvi che le visite di monitoraggio, che in qualche modo solitamente vengono fatte di presenze, quindi nel cercare di andare a capire fisicamente come sono stati spesi i fondi europei, andare a visitare il sito che è stato individuato, cercare i cartelli che dicono che quel sito è stato ristrutturato con i fondi europei, oppure incontrare ancora meglio l'ente attuatore, a scoprire delle cose anche molto interessanti e divertenti. L'anno scorso il gruppo ha scelto di monitorare il parcheggio della Basilica di Superga con i tecnici del comune che abbiamo incontrato nella loro sede dei servizi comunali. Sono stati molto gentili, ci hanno spiegato tutte le diverse problematiche di quel finanziamento, anche abbastanza complesso. E abbiamo scoperto e abbiamo in realtà condiviso, i ragazzi soprattutto hanno scoperto che gli enti attuatori, quando ricevono i fondi europei, in questo caso dal Comune di Torino, sono molto attenti e ligi alla loro migliore spesa. Quindi in qualche modo scoprire anche come funzionano gli enti che si occupano della spesa pubblica, direi che comunque è una buona cosa. In realtà era un po' per anticiparvi quello che vorrei riuscire a fare insieme a voi nella seconda parte di questo laboratorio, che chiaramente avrà qualche modifica. Immaginando che non riusciremo fisicamente ad andare a visitare i luoghi, gli spazi, i soggetti del nostro monitoraggio, questo non ci deve scoraggiare perché faremo delle visite virtuali. Contatteremo ugualmente via mail i soggetti attuatori, quindi insieme, magari a gruppi, magari a piccoli gruppi, visto che non sarà tanto possibile incontrarsi in forma laboratoriale, ma le idee in qualche modo ci sono. Vi inviterò a individuare dei progetti dal portale Open Coesione, che vi illustrerò più avanti, quindi individuare uno dei progetti finanziati dai fondi europei dal 2007 al 2014 e dal 14 al 20, tanti sono i progetti, tanti sono i finanziamenti, lo vedremo poi insieme. Verrete chiamati a individuare uno di questi progetti e a farne un'analisi del finanziamento che riceve. Le informazioni ci sono, in rete se ne trovano tantissime, ci sono quelle open data, quindi sui dati aperti del portale Open, e poi altre fonti, e quindi provare a individuare un po' qual è stato il percorso, virtuoso o meno, di fondi europei che sono arrivati nel nostro territorio e quali risultati e quali impatti. Io in questo momento, che sono arrivate le 2:30, farei quindi il punto sui partecipanti, tra i quali chiederei se si è collegato con noi Paolo Prosperini, chiedendo quindi di darmi un segnale, nel qual caso mi tolgo dal ruolo di relatore e glielo passo, perché nel ruolo di relatore sarà lui in qualche modo a portare la presentazione di quello che oggi vuole essere l'approfondimento su che cos'è la politica di coesione. La politica di coesione è una delle politiche dell'Unione Europea, l'abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo visto che l'Unione Europea ha un bilancio, la costruzione del bilancio è fatta in funzione di quelle che vogliono essere le priorità e le politiche dell'Unione Europea, e quindi abbiamo individuato che per mettere in pratica delle politiche è necessario utilizzare degli strumenti, e questi strumenti prioritariamente sono gli strumenti finanziari. Per dirla in altre parole, se io voglio investire, se voglio implementare la mia attività di
ricerca o così se voglio portare avanti delle azioni sulla sostenibilità ambientale devo decidere quanti soldi ci metto, perché le buone intenzioni non bastano, le politiche sono in realtà molto puntuali, quelle dell'Unione Europea in particolare. La scorsa volta abbiamo parlato della strategia Europa 2020 che insomma, è al suo finale, ma che quella forse meglio ci deve far guardare a che cosa ha voluto fare l'Unione Europea negli ultimi 7 anni, perché con i fondi europei che aveva nel suo bilancio ha finanziato sostanzialmente in buona parte i fondi che sono ritornati sui territori nella forma delle politiche di coesione, perché come vedremo le politiche di coesione sono quella grossa fetta del bilancio e dei fondi europei che ritornano sul territorio secondo una serie di principi e di obiettivi che vengono condivisi. Mi piacerebbe immaginare che l'attualità che ci vede in questo momento, sentire anche parlare del ruolo dell'Unione Europea, non so se qualcuno di voi ha sentito che in questo contesto di particolare emergenza, nonostante la politica sanitaria non sia una delle politiche della Commissione europea, quindi su cui i governi hanno delegato tali decisioni, ma c'è a livello europeo la necessità di un coordinamento forte, c'è la necessità di intervenire anche con l'erogazione di fondi, e tra questi quelli della politica di coesione, quindi la possibilità di riorientare parte dei fondi già destinati per il periodo 2014-2020, secondo degli obiettivi fatto la scorsa volta, vedremo quest'anno, c'è la possibilità di riorientare, vista la necessità e urgenza, dei fondi già destinati ai territori affinché questi possano essere usati per questa nuova. Chiederemo anche questo all'esperto oggi, e quindi mi piacerebbe insomma che leggessimo quella che è la politica di coesione, a cui prioritariamente guarderemo, quindi come è nata, che cosa ha fatto fino adesso, ci focalizzeremo soprattutto nella passata attuale programmazione che va nel settennio 2014-2020, con un occhio a quello che è il principio della politica di coesione, che cosa veramente guida la politica di coesione, che tra l'altro nella sua accezione specifica è la politica più significativa sul valore della solidarietà che dovrebbe insomma, in qualche modo essere il collante forte della stessa Unione Europea. Negli anni questa partita forse è stata un po' trascurata e invece bisognerebbe riprenderla e riguardarla. Coesione, che cosa vuol dire? Coesione vuol dire uniformità a livello di territorio, ma non solo, perché parliamo di coesione non solo territoriale ma economica e sociale. Quindi riconoscendo la disparità dei territori dell'Unione Europea, non solo anche di zone specifiche dei paesi, una politica che, come avevamo anticipato la scorsa volta, si orienta sulla volontà di armonizzare i territori, ha un senso rispetto alla solidarietà e rispetto alla caratteristica di uno dei valori fondanti dell'Unione Europea, sicuramente non da trascurare, ma da. Se mi date un momento, verifico solo se Paolo nel frattempo si è collegato. Paolo, ti trovo se. Eccolo qua. Allora, io attivo l'audio di Paolo. Ci senti? Sì, sento, no, non mi vedo. Ok, Vedo te, ma non mi autovedo. aspetta che per autovederti devo cambiarti. Connotati, sembra brutto, ma devo cambiarti e individuarti nel ruolo di relatore. Ecco qua, faccio ciò e adesso fai sì
Sei diventato relatore, quindi ti sentiamo e dovremmo a breve vedere anche, eccoti, ti vediamo in video, ciao Paolo, e, vedere quindi anche non solo te, ma lo schermo che vorrai condividere con noi per la tua presentazione. Io ho anticipato ai nostri partecipanti un po' il tuo ruolo e che cosa avremmo voluto approfondire oggi. Riprendendo quello che è stato il discorso della lezione della scorsa settimana e per arrivare a chiedere a te di illustrarci un po' cos'è la politica di coesione, quali sono i suoi principi e come incide sulla dimensione dei territori. Un accenno ho fatto alla possibilità di collegarlo anche un po' a quello che sta succedendo. Ma volevo insomma lasciarti la parola dicendoti che insieme a me, tra i relatori di questa riunione, c'è anche la professoressa Belluati, che gestisce il laboratorio Communicating Europe Lab, e anche alcuni suoi studenti sono ospiti della nostra lezione, oltre quindi a quelli del laboratorio sulle politiche di coesione. Paolo, a te. Allora, facciamo prima un check. Ci vediamo, mi sentite? Sì, Tutto ok? allora io ti vedo, ti sento, ragazzi in chat, sapendo che io e la professoressa Belluati possiamo leggere i vostri messaggi, sì, mi dicono tutto ok, sì, vediamo e sentiamo. Ok, quindi direi che il check è fatto, e a te. Allora, io intanto mi condivido lo schermo dove ci sono le slide, Bene. che sono queste. Allora, parto dall'inizio e poi arrivo alla fine, come si fa normalmente, ma vorrei invertire e recepire subito lo stimolo di Alba. Cosa sta facendo la politica di coesione, come se fosse una persona in questo periodo per la crisi? E diciamo tantissimo, parliamo di probabilmente 25-28 miliardi che verranno utilizzati cambiando la destinazione, quindi utilizzati nel giro del 2020, questo per il livello italiano, ovviamente rapportatelo a livello europeo, parliamo qualche centinaio di miliardi, ok? Al di là di quello che dice la Banca Europea, che è sempre Unione Europea, ma diciamo un altro cappello. Poi magari ci torniamo alla fine su questa cosa perché è in corso d'opera, però ecco, l'invito è leggete bene quello che riportano i quotidiani, che spesso riportano le cose con un po' di velocità o superficialità e quindi passano dei messaggi diversi dalla realtà. Ok, detto questo, io mi volevo concentrare, e lo vedete nel titolo, in un piccolo indice, su un incipit e un finale un po' diverso, e un core, che è la parte definizione, una parte storica e l'attuale programmazione, che penso siano utili poi per i lavori legati alle fasi successive di questo laboratorio. È evidente che nel parlare del contenuto un po' più tecnico lo devo introdurre. Di solito quando si usa il termine tecnico la parafrasi è quella palloso, un pochettino più ostico, per cui con lo strumento degli SMS ditemi, non ho capito questa roba, non ho, e ci torniamo subito o ci torniamo anche dopo, come volete. Allora, parto dal dire, sempre nel contesto della politica di coesione, nei limiti di quello, anzi, proviamo a vedere se lo vedete meglio, se riuscite a vedere questa, la prima slide. Cosa dice la prima slide? Siamo a Torino, la regione. Paolo, prova a mettere schermo sei su schermo Messo, intero. sì. Ok, perfetto. Praticamente c'è un database open che ha fatto il governo italiano, che si chiama Open Coesione,
in base al quale voi, mettendo alcune stringhe, nello specifico io ho messo Comune di Torino, ho messo programmazione che vedete qua, 2014-2020, ottenete tutti i progetti che sono in corso di realizzazione, quindi assegnati, in lavorazione, diciamo così, terminati per il luogo fisico, Comune di Torino. E è molto interessante questo, un po' per giocare, perché io l'ho fatto, io lavoro a Roma, ma sono toscano, sono di Pisa, l'ho fatto per la mia città e ho scoperto che tantissime cose che venivano fatte, che io magari vedevo dal cantiere alla rotonda a qualsiasi altra cosa prevalentemente infrastrutturale, io non ero minimamente a conoscenza, e però queste erano finanziate dalla politica di coesione e erano svariate decine di milioni e a volte interventi a centinaia di milioni di euro. Do subito una prima risposta: spesso, perché si sanno queste cose, è che il beneficiario, cioè colui che riceve i soldi, tra gli altri obblighi, ha anche quello di rendere visibile, con una serie di normative che non vi sto a raccontare, la fonte, la provenienza delle risorse che hanno permesso di realizzare l'opera. Ma questo spesso viene non fatto, fatto in modo tale che non è visibile. È un tema che credo la dottoressa Alba Gravede riprenderà in altro ambito, però è un tema. Allora, andiamo a noi. Il secondo punto è: concedetemi 5 slide di storia. Sono veramente 5, quindi me le potete passare 5, non sono tante. Una prima è possibile dare una definizione di politica di coesione che viene detta politica regionale, politica di coesione territoriale? Sì, che è la base per cui esiste l'Unione Europea, vale a dire, ci sono dei territori prima 6, 12, 15, 27 e ora a meno 1, 26, che hanno uno sviluppo più rallentato per tantissimi motivi rispetto alle altre. E quindi, siccome il contesto in cui nasce l'Unione Europea è un contesto di crisi, ossia post-guerra, l'idea alla base, che fortunatamente continua a esistere, è quella che l'Unione Europea serve prevalentemente a riequilibrare il livello di sviluppo dei territori. Questo non significa mortificare uno che va più veloce a favore di un altro, perché alla base c'è l'idea che lo sviluppo armonioso territoriale è sostanzialmente la risposta migliore per uno sviluppo complessivo. Diciamo, in letteratura si dice che è l'unica politica place-based, cioè che fa attenzione ai territori, attualmente conosciuta sul livello mondiale, perché le altre sono sostanzialmente più normative, più regolamentari che territoriali. Anche su questo ci sarebbe da aprire tantissime cose. E come nasce questa politica? Nasce sostanzialmente con tre pilastri fondamentali nel 1957. Il primo è quello più famoso e a tuttora esiste, vale a dire l'agricoltura. Il secondo sono i trasporti, e il terzo vari squilibri. Poi dopo c'è una cartina che ho recuperato del 64 che è molto carina, fa quasi sorridere per l'ingenuità con cui venivano fatte certe cose. E questo da dove si evince? Si evince, ve l'ho messo in rosso, perché provate a mettervi nel 56, quando si firma il Trattato di Roma, le cose di cui parliamo adesso, fondi strutturali, riequilibrio, era non fantascienza, era di più, era veramente di più. Nell'articolo 2 del trattato del 56 ci sono queste quattro parole che, come sempre, come succede ad esempio se la paragonate alla nostra carta costituzionale, spesso sono i concetti e poi da lì nascono le leggi secondo i vari livelli. Più o meno nell'Unione Europea ha funzionato lo stesso, vale a dire queste quattro parole, la promozione dello sviluppo armonioso, un'espansione continua e equilibrata
e il miglioramento sempre più rapido del tenore di vita, sono state le 4-5 chiavi per dare alimento a una corrente economica e sociale che voleva maggiore attenzione a uno sviluppo armonioso. Anche qui sono stato rapidissimo. Che cosa esisteva? Esisteva quello, forse l'avete sentito parlare, esisteva il Fondo Sociale Europeo, che esiste tuttora, e a quel tempo era dedicato ai lavoratori dell'industria siderurgica e meccanica che dopo la guerra erano evidentemente in crisi. All'inizio era stato creato anche la comunità economica del carbone e dell'acciaio, che adesso non esiste più. Esisteva una banca, perché, come dire, le operazioni di aiuto si fanno prevalentemente sul circuito bancario. Esisteva un fondo, che esiste tuttora, che è il famoso fondo, per utilizzare la terminologia giornalistica, in base alle quali si danno 2 euro a ogni mucca ogni giorno, che avrete sentito e letto sui giornali quando c'è da fare polemica. Bene, dobbiamo essere sinceri che se non ci fossero le 2 euro a mucca o tot euro a ettaro, sostanzialmente l'agricoltura italiana non esisterebbe, perché tendenzialmente il reddito esisterebbe soltanto i grandi latifondisti agricoli, le grandi produzioni, quelle medio-piccole non esisterebbero. Stesso dicasi per Francia e Spagna, non è solo l'Italia. Come veniva fatto questo? Sostanzialmente era un aiuto, ora non entro nel tecnicismo, e soprattutto nelle aree cosiddette depresse, termine che con un po' di ipocrisia politica non si utilizza più, scusate, ho fatto, non si utilizza più, e per l'Italia era individuata l'area generalmente riconosciuta del Mezzogiorno. Io vi ho messo 5 date, se riuscite a scorrere no, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però è evidente che c'è un cambiamento, che è l'ultima data, è quella del 1986, diciamo, legate anche a figure abbastanza carismatiche dell'evoluzione europea, ad esempio Jacques Delors, che è stato un presidente della Commissione, il quale ha proposto, è stato tra i primi a proporre una serie di misure che hanno creato poi il famoso mercato unico, che noi adesso diamo per appurato, eccetto in questo ultimo mese, ma che è una cosa che, insomma, chi è un po' meno giovane, mettiamola così, sa bene che fino a non troppi anni fa, per andare in Francia, occorreva fermarsi alla frontiera, far vedere la carta d'identità, fare le verifiche, quindi lato persone, lato merci ancora peggio. Quindi il mercato unico è stato l'humus culturale al cui interno è nata una politica, a quel tempo si diceva regionale, adesso si dice politica di coesione territoriale. Perché? Perché se l'idea era, se io do la libertà alle merci di interagire e di spostarsi, devo anche immaginare delle misure che non portino ad un isolamento delle aree che sono con ritardo di sviluppo, e quindi delle misure di aiuto non compensative, ma compensative per lo sviluppo. Ok. Le altre cose, diciamo, fanno parte della storia. Forse è importante la creazione, che è il principale fondo strutturale, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che proprio a quel tipo di ragionamento dava una risposta, perché sul settore agricolo avevamo già il fondo di garanzia, poi ne verrà creato un altro che attualmente si chiama FEASR, cioè Fondo per lo Sviluppo Rurale, che aiuta gli agricoltori a fare investimenti, mentre il fondo FEAUG è un fondo sostanzialmente di corrispondere a ciascun agricoltore sulla base di criteri definiti, quindi il numero di capi di bestiame, gli ettari di proprietà su cui fa interventi di lavorazione agricola, una certa indennità. È un fondo un pochettino più automatico. E poi il fondo sociale, che invece è quello diretto agli individui. Fondo sociale nel mondo universitario, nel mondo della ricerca, il fondo sociale aiuta
fare i corsi, finanzia i corsi, corsi di specializzazione, finanzia i master, finanzia moduli formativi particolari, finanzia in alcuni casi anche le borse di studio o contributi aggiuntivi, ad esempio al programma Erasmus di mobilità universitaria giovanile. Così per nostalgia, ma insomma mi era sembrato molto carino, la prima volta nel 65, quindi nemmeno 10 anni dalla creazione della Comunità Economica Europea, qualcuno si inventò, in senso buono, l'idea di fare un gruppo di esperti che studiasse la politica regionale nel mercato comune, perché c'era questa percezione che bisognava strutturare all'interno del mercato comune che stava nascendo anche una politica regionale. Ok, questa è la figuretta, nel senso la figura che vi volevo far vedere, e è carina perché, diciamo, i puntini sono relativi a dove era localizzata, se guardate il Mezzogiorno italiano, dove era localizzata l'impresa che chiedeva un aiuto. E come funzionava? E poi vi dico come funziona adesso, giusto per darvi l'idea di quanto siamo andati avanti. Funzionava che l'impresa, io ho un'impresa, chiedevo allo Stato l'aiuto, lo Stato chiedeva alla Commissione europea se poteva autorizzare questo aiuto sulla base della normativa che già era vigente sugli aiuti di Stato, la Commissione rispondeva, io rispondevo all'impresa e gli davo i soldi. Vedete un attimo qual era la situazione del 64 in Italia, parliamo di 10-20 imprese e in altri territori sulla base del rosino che era il livello di pressione, chiamiamola così, del territorio, quindi di ritardo di sviluppo. Fate conto che adesso, diciamo, sono cambiati i termini, ma le richieste non funzionano più via Stato, perché sarebbe una follia, ma siamo in Italia, nel solo anno 2020 sono state concessi aiuti tra agricoltura, FSE e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per qualcosa come 50.000, 60.000 aziende, quindi capite bene che quanto era naif l'approccio che avevano nel 1964. Era adeguato perché la domanda di questi aiuti era assolutamente minimale. Ok, diciamo. Paolo, sì. Mi fa specie però vedere, perché quando si guardano le cartine della politica di coesione spesso vengono identificati con colori diversi le zone più in arretrato sviluppo economico. E ormai fa un po', insomma, è una zonizzazione, come si dice anche in termine tecnico, che rende molto bene l'idea di quali sono le zone più in difficoltà e un arretrato sviluppo economico, e però mi fa specie vedere quanto quella del 64 in qualche modo ha delle grandi similitudini con una che può essere del 2014. Replico subito? Sì, grazie. Purtroppo sì, perché se io ci sto andando con la freccetta, se voi prendete, tenete conto che questa cartina non rileva il Molise che è nato dopo, cioè in realtà rileva, il sistema regionale era disegnato sulla carta, ma non era vigente perché inizia nel 75. Se voi escludete il Molise, l'attuale 2014-2020 comprende le regioni in ritardo di sviluppo, che sono Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e basta. Il principio che già l'altra volta, adesso magari anticipo solo alcune questioni, ma mi piacerebbe se poi ci tornassi, è che la politica di coesione è stata sì pensata per cercare di riequilibrare le disparità di sviluppo socio-economico, ma in qualche modo lo possiamo vedere direttamente con le nostre regioni del sud, ma lo sono anche quelle del Portogallo o di alcune altre regioni, in decine di anni qual è stato veramente
l'obiettivo raggiunto rispetto all'armonizzazione regionale è un po' tutto da vedere e questo dà anche l'idea della necessità di pensare, di ripensare la politica di coesione alla luce anche dei risultati effettivi. Assolutamente d'accordo, tenete conto, sono le ultime due slide, che almeno i cittadini italiani, dato campionario del novembre del 2019, continuano a ritenere una delle basi dell'evoluzione della politica regionale, vale a dire che non si aiuta solo chi è in ritardo e per intenderci da Roma in su non si aiuta, anzi. Solo l'intensità e la modularità dell'aiuto che cambia, ma tu non puoi non aiutare in un sistema che non è quello di questa cartina che sto girando con la mano, non puoi non aiutare l'intero paese, non puoi non aiutare l'intero territorio. È evidente che l'aiuto che do all'industria lombarda è diverso da un per strutturazione e anche per effetti dall'aiuto che do a un'industria di Reggio Calabria. Questa è la base. Però ecco, se meramente facciamo, non ve lo fate vedere, facciamo uno slideshow di tutti i periodi di programmazione che sono di 7 anni e la territorializzazione degli interventi a seconda del ritardo o del confronto col PIL comunitario, vedremo che, ahimè, il territorio italiano sostanzialmente chi è uscito veramente è stata la Regione Lazio. Poi la situazione, le regioni in ritardo di sviluppo sono quelle che vedete qui, eppure peggio, perché nel prossimo periodo, causa terremoto, saranno tra le regioni in ritardo di sviluppo, scusate, in transizione, ma quindi fanno un passo indietro anche Umbria e Marche, che sostanzialmente adesso erano nelle categorie regioni più sviluppate. Ok, chiusa parentesi, proseguo con il ragionamento. Il ragionamento, non so se mi salta, io clicco, ok. Allora, io questo quadro credo che l'abbiate già visto, che Alba ve l'abbia già fatto vedere, ma ecco, qui si inizia, diciamo, come tutte le cose dell'Unione Europea, sono sufficientemente complesse ma non intellegibili. E ho provato a utilizzare un po' di colori per darvi l'idea. Qual è l'idea? L'idea è che esiste un quadro di riferimento generale che è la cosiddetta strategia Europa 2020. Okay? Torniamo indietro al 2014 perché siamo ancora nel periodo 2014-2020, vale a dire il quadro di riferimento finanziario, riferimento pluriennale, il bilancio di 7 anni dell'Unione Europea, per intenderci. La prima domanda è come mai è di 7 anni? È di 7 anni perché si è voluto nel corso degli anni, sostanzialmente dal 2000, evitare che il bilancio pluriennale dell'Unione Europea coincidesse con il tempo della legislatura del Parlamento e della Commissione. Okay? Perché non può, diciamo, per strutturazione dell'Unione Europea non sono organi collegati se non nel procedimento legislativo e sono organi autonomi che non rappresentano, dovrebbero, ma insomma, non rappresentano le volontà degli stati membri. L'esempio tipico è ogni paese, diciamo dei grandi, indica un commissario, sta poi al presidente della commissione accettare il nome e al Parlamento accettare con una formula che sono l'hearings. Questo per dire è una modalità di garanzia, per cui il bilancio a 7 anni per questo. Questa Europa 2020, che la strategia viene declinata in un documento che si chiama Quadro Strategico Comune, che insieme ai regolamenti definisce in modalità meno prosaica e più tecnica cosa si vuol fare di Europa 2020 e con quali strumenti. I regolamenti sono
dal punto di vista giuridico è un atto immediatamente esecutibile emanato dal Consiglio e dal Parlamento, che ha immediata esecuzione nel sistema normativo di tutti gli Stati membri e necessita di misure di attuazione, vale a dire come esce sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, quello che viene scritto nelle sue disposizioni si applica immediatamente in tutti e 26 paesi. Ok? Poi ci possono essere misure attuative, ma non nei contenuti principali, misure di dettaglio. Avendo questa batteria data dalle risorse, il quadro finanziario, i meccanismi tecnici e i meccanismi giuridici che sono i regolamenti, ciascun Stato, insieme all'Unione Europea, stipula, una cosa abbastanza ostica, da leggere, ma molto importante, stipula un accordo di partenariato che, come tutti gli accordi, dice come voglio utilizzare le risorse che in una modalità abbastanza complessa sulla quale non entriamo, sono state assegnate per la politica di coesione la quota parte dell'Italia, come le vuole spendere e perché. Ok? Quindi inizialmente veniva chiamato contratto, convenzione di partenariato, perché è abbastanza vincolante. Ovviamente contiene molte altre cose, ma il succo è questo. Due parti si mettono d'accordo come spenderanno i soldi, con che tempi, con che vincoli e con quali sistemi di monitoraggio per vedere come sta andando avanti, monitoraggio e controllo. Da questo, che cosa succede? Beh, succedono tre cose, parzialmente diverse, ma assolutamente complementari. Da una parte, abbiamo che ciascuna regione, ha la possibilità, diciamo che deve, fare un programma operativo regionale su ciascuno dei fondi, in base ai criteri che vedremo dopo, ha la possibilità di utilizzare le risorse. Esempio, prendiamo la regione Piemonte, visto che stiamo in Piemonte, o meglio, stiamo virtualmente in Piemonte. Il Piemonte ha adottato tra il 2014 e il 2015, per ritardi non dipendenti direttamente dall'amministrazione regionale, un piano operativo regionale relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi imprese e infrastrutture per semplificare, un piano operativo regionale relativo al Fondo Sociale Europeo e un piano operativo regionale relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale e Agricoltura. E questo l'hanno fatto tutte le regioni. Alcune regioni hanno fatto quello che si dice un programma unico, hanno tentato in un unico programma di tenere insieme fondi diversi, con risultati che vedremo tra un po' quando verranno fatte le valutazioni. Il livello centrale che cosa ha fatto? Il livello centrale ha fatto dei programmi, più o meno strutturati allo stesso modo, che però sono programmi operativi nazionali tematici. Il programma per le città metropolitane, il programma, non ve li cito tutti, ma insomma quelli più famosi, il programma per l'inclusione sociale e il programma per la cultura e lo sviluppo. Un ultimo livello, più tecnico, è relativo al fatto che esistano dei programmi, per esempio in ambito agricolo e della pesca, che sono nazionali e che si affiancano a quelli regionali. Il livello successivo sono i cosiddetti bandi, ok? Quindi a questo punto la differenza che vedete dal punto di vista dei colori è che mentre sul livello azzurrino, ora io lo vedo celestino scuro, è l'Unione Europea che interviene sia nella forma delle istituzioni sia dei rappresentanti, quindi i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo o i rappresentanti in altre istituzioni. Nel momento in cui si arriva all'accordo di partenariato, sì, l'Unione Europea è ancora presente nella istituzione della Commissione Europea, ma sostanzialmente i contenuti sono elaborati a livello nazionale e quindi non c'è più la condivisione, la responsabilità è nazionale, l'Unione Europea si preoccupa solo di garantire l'uso corretto delle risorse secondo la normativa comunitaria. Questo, diciamo,
scusatemi, è in estrema sintesi, ma andare nel, più nel dettaglio significherebbe tirare fuori una cosa estremamente chiusa e articolata. Ovviamente se ci sono osservazioni e richieste, chiaramente ve le faccio puntuali piuttosto che farle dettagliarle in questa fase. Cosa succede? Sente un po' peggio, Paolo, forse è successo qualcosa al microfono. Adesso sentite meglio? Meglio, sì, era andato un po' più lontano, grazie. Perché ho ripreso questa cosa che mi pare che Alba abbia fatto vedere anche la volta precedente? Perché, tornando indietro, Europa 2020 significa fare delle scelte. Chi ha avuto la possibilità e vuole leggersi la strategia Europa 2020, che è abbastanza corposa, vedrà che sostanzialmente c'è un po' tutto. In realtà non c'è tutto. Vale a dire, ci sono tre scelte, tre priorità, che sono crescita intelligente, che significa ricerca, innovazione e competitività, la crescita sostenibile, che è il tema che è iniziato a essere all'attenzione dal 2012, che significa un ragionamento un pochettino più spinto, non tantissimo, sui cambiamenti climatici e sull'uso dell'energia, e la crescita inclusiva, che è un po', come dire, una novità per come viene formulata, ossia quelle misure di accompagnamento che si possono immaginare per... Uso una parola che ora è molto inflazionata, per ridurre le diseguaglianze e quindi aiutare quei soggetti che non solo li aiuti con una modalità passiva, ma cerchi anche di aiutarli con una modalità attiva, quindi la riqualificazione di chi li ha occupati, gli aiuti diretti alle persone, reddito di inclusione, per farvi un esempio specifico. Come si fa questo? Si fa con degli obiettivi che hanno dei target precisi. Questo che vedete sulla destra, la colonna obiettive, sono target ovviamente sul livello regionale, ma che nel documento di cui sopra, accordo di partenariato, si usa una baseline, vale a dire si rilevano i dati al 2012 e in maniera negoziale la Commissione europea si è impegnata, l'Italia si è impegnata con la Commissione europea di migliorare ad esempio il primo dato sull'occupazione. Mi sembra che l'Italia si sia attestata di ottenere il 72% come risultato target al 2023. Dico 2023 per un tecnicismo che vi spiego dopo. Questo voi lo declinate su tutti questi obiettivi. E da questa declinazione fatta in modo negoziale, vale a dire Stato italiano, Commissione europea, su ogni singolo dettaglio, sostanzialmente ne scaturisce le modalità di spesa dei fondi strutturali in Italia e i vincoli. Dico i vincoli perché, vediamo dopo, dico i vincoli perché poi questi obiettivi. Obiettivi che voi vedete 5 sono stati declinati in un regolamento che è lo strumento che fornisce la base giuridica per l'azione comunitaria e conseguentemente nazionale. Sono stati declinati in 11 obiettivi, dove si è ricondotto i primi tre alla cosiddetta priorità della crescita intelligente, i secondi tre. Non secondo te, dal 4 al 7 alla crescita sostenibile e dall'8 all'11 alla crescita inclusiva, che sono le tre priorità viste in Europa 2020. La cartina che cosa dimostra? Un elemento per evitare confusione, spesso l'Unione Europea o i quotidiani, o utilizziamo la parola obiettivo con termine della stessa validità in italiana, ma per l'Unione Europea gli obiettivi sono
sostanzialmente gli strumenti. Le categorie di regione sono i territori dove questi strumenti si possono applicare con l'aiuto dei regolamenti. Quello che diceva Alba, se voi vedete adesso, è esattamente quello che sostanzialmente dicevamo. Sente meglio? Più o meno. Dicono che effettivamente è molto basso e anch'io in alcuni momenti faccio fatica a sentire. Volevo chiedere ai ragazzi, agli studenti, a tutti quelli che ci sentono, a me sentite bene, chiaro, tranquillo? Sì, mi sentono forte e chiaro. Prova a parlare tu, Paolo, forte e chiaro. Come mi sentite adesso? Sì, un po' più forte. Voglio dire, probabilmente i tuoi vicini di casa non ne saranno felici, ma così ti No, no, sentiamo un po' meglio. non c'è problema. I vicini, come dire, Ok. sono studenti come ero io, quindi va benissimo. Vabbè. Dicevo, l'osservazione prima di confronto della cartina trova, ahimè, buona corrispondenza con questa cartina, perché se la vedete, mi dice che le aree in ritardo di sviluppo, che adesso si dicono meno sviluppate, vale a dire che hanno un prodotto interno lordo inferiore al 75% della media europea, pezzi della nazione 2012, per l'Italia sono le quattro regioni sud. Poi l'Italia, come molte altre, hanno due regioni che sono Abruzzo, Molise e Sardegna, le cosiddette aree in transizione, vale a dire che rispetto al ciclo di programmazione precedente registrano dei miglioramenti di rilevazione del PIL, ma ancora non stanno in un PIL maggiore del 90%. Questo è un principio fondamentale nella politica di coesione, che si basa sulla teoria economica, che l'interruzione dell'aiuto è più dannosa che proseguire con un aiuto. Cosa significa? Che le regioni in transizione avranno un'intensità di aiuto, ossia, si sente sempre meno, mannaggia, non riesco a capire. Adesso mi sentite meglio? Oh, sì, tantissimo. Era uscito, chiedo scusa, ero uscito dal Ecco, computer facevo un po' fatica e adesso ti sento auricolare, era molto uscito, ma meglio. che figura. Oh, adesso è molto meglio. Ok, e il principio della teoria che sta alla base è che l'aiuto deve essere graduato anche, come si dice, in phasing out, la sua diminuzione deve essere graduale. In sostanza cosa significa? Significa che le regioni in transizione per l'Italia, Abruzzo, Molise e Sardegna, ricevono per i primi 3 anni di aiuto la stessa intensità che le regioni meno sviluppate. Poi dopo va degradando. E infine ci sono le regioni e tutto il resto, quindi dal Lazio in su, in buona sostanza, che ricevono, che sono cosiddette le regioni più sviluppate perché hanno un PIL che è superiore al 90% della media UE. Paolo, Però posso la cosa. fermarti su questa cartina con un confronto, una chiacchierata a cui volevo chiedere anche te? Io tutte le volte che fermo e parlo di questa cartina chiedo, insomma, di notare l'evidenza intanto di quelli che sono in questo caso le zone, le aree dei paesi cosiddette regioni meno sviluppate. E quindi la prima considerazione che ho già riportato nella cartina di prima è che il nostro Sud Italia, nonostante sia stato identificato da sempre, cioè dall'inizio, come un'area tra quelle meno sviluppate e quindi con immissione maggiore di fondi e di aiuti, insomma, abbia ancora sfortunatamente mantenuto la posizione. Ma un altro ragionamento che mi interessa fare con gli studenti è di vedere quali sono le altre regioni e di queste quali, ad esempio, vengono ritenute, proprio perché meno sviluppate, quelle con una maggiore immissione di fondi. Quindi, se
così come abbiamo detto anche la scorsa volta per chi c'era. L'Unione Europea prende per la formazione del suo bilancio una quota minima che è quella dell'1%, ma in funzione della ricchezza dei paesi, e quindi l'1% della ricchezza dei paesi. Ritorna prioritariamente, chiaramente, sulla politica di coesione con i fondi che tornano ai territori, il principio di chi ha di più mette di più e chi ha più bisogno riceve di più, si legge in questa cartina, secondo me molto chiaramente, facendo vedere quali sono le aree, le regioni, in questo caso anche i paesi, che più beneficiano della politica di coesione. La politica di coesione, come è stato anticipato, ha nella sua dimensione di valori fondanti la solidarietà e quindi di necessità, chi ha più bisogno deve avere di più, forse un richiamo allo stesso elemento può essere fatto nei momenti in cui sono altre le necessità, e quindi non è lo sviluppo economico che richiede il maggior intervento, insomma. Uso questa cartina, uso questo momento quando si va a vedere dove vengono dati maggiormente i fondi europei, quindi dove agisce di più la solidarietà degli stati, ad esempio paragonandola a quello che l'anno scorso era il tema della politica di migrazione, quindi degli aiuti per i paesi che erano più in difficoltà rispetto alle migrazioni, o che potrebbe essere in questo momento l'elemento di intervento in casi particolari, specifici. Nel momento in cui non sono questi gli elementi che chiedono magari la solidarietà, ma gli equilibri degli stati e dei paesi, secondo me, si possono leggere anche abbastanza chiaramente da qua. Cosa ne dici? Bella domanda. Dimentica che siamo registrati, nel senso che tanti sono gli osservatori, ma diciamoci un po' anche quello che pensiamo fuori da i manuali e fuori dalle righe. Allora, adesso si sente meglio? Sì, molto. Ok. In realtà, adesso diciamo no, non è disponibile immediatamente, ma sarebbe interessante ricostruirla. Le risorse del bilancio comunitario assegnate all'Italia per le attività di emergenza e per le attività ordinarie di, chiamiamo l'inserimento dei cittadini migranti, ci metterebbero nel rosino chiaro, perché noi, la Grecia, la Spagna, la Francia, abbiamo ricevuto delle risorse in mani, e in parte mi viene da dire meno male, altrimenti sarebbe stato, almeno nei 2 anni successivi, 2 anni precedenti, sarebbe stato un bel problema. E sì, diciamo, l'Unione Europea sostanzialmente deve trovare dei criteri per. Anticipo che nel prossimo giro di programmazione, quello che inizierà l'anno prossimo, c'è uno spostamento e una riduzione delle risorse della coesione a favore di una rubrica di spesa che sarà dedicata all'immigrazione. Inserimento, non, insomma, è ancora presto per definire, però dedicata sia alle misure di controllo sia alle misure migratorie. Quindi questo è un dato. Ovviamente l'Unione Europea non è così flessibile come può essere flessibile un comune che sposta i soldi da un bilancio all'altro. In questi giorni, tanto per darvi un'idea di sofferenza del coronavirus, l'Unione Europea è stata sostanzialmente una commissione che ha proposto una modifica dei regolamenti in 3 giorni, che è una roba che non si era mai vista. Io, 20 anni che mi occupo di queste cose, non l'avevo mai vista. Ovviamente poi c'è una procedura, perché un regolamento è approvato da 500 parlamentari e da 26 stati, e sostanzialmente tutti d'accordo, ma non vi sarà sfuggito che in questo periodo c'è anche qualche forza politica del Parlamento che sta proponendo emendamenti a questo
queste proposte che rallentano, come in tutti i parlamenti, l'approvazione di delle misure in modo efficace. Quindi sì, diciamo, a me terrorizzano un po' troppe territorializzazioni come queste, no? Perché, ancora cito una cosa che mi sembra importante, vediamo come verrà attuata. Qualche mese fa il governo ha fatto una proposta che si chiama Patto per il Sud, che è un documento molto corposo, ma che ha un solo elemento interessante rispetto all'approccio meridionalista del passato, che ragiona sul sistema Italia partendo dal Mezzogiorno, con un ragionamento economico anche azzardato, non condiviso da tanti economisti, per cui la leva un euro investito al Sud produce 3 euro di ricchezza al nord, che è un ragionamento, come dire, che deve fare un governo. Diciamo, l'argomento è molto delicato, se ne potrebbe parlare, però è molto delicato parlarne. Il mio appunto era rispetto, ad esempio, a delle posizioni molto rigide sulla politica di immigrazione di alcuni paesi, Polonia, Ungheria, andando poi a vedere che invece erano stati quelli molto più aiutati quando era il contesto degli... Esatto, e quindi insomma a quel tempo il nostro governo, tra l'altro, lo fece anche notare che la solidarietà, insomma, per essere un po' spicci, ci fa comodo solo quando torna a casa. Una delle domande in chat effettivamente sposta ancora di più, vediamo se riusciamo a rispondere, dice: mente quello che in questi giorni viene definito lo strappo di conti con l'UE, accusata di non essere veramente solidale nel momento di più bisogno. La risposta dell'Europa è stata effettivamente irragionevole o l'Italia è stata... Ho perso il primo domanda. Aspetta, lo rileggo. Mente, ma forse voleva dire mentre, quello che in questi giorni viene definito lo strappo di Conte con l'UE, accusata di non essere veramente solidale nel momento di più bisogno. La risposta dell'Europa è stata effettivamente irragionevole o l'Italia sta chiedendo troppo? Per quello che ho letto, al momento non ho accesso a informazioni se non diciamo, sostanzialmente c'è un tema che è legato a due strumenti. Uno è il cosiddetto Fondo Salva Stati, che è il meccanismo europeo di stabilità, che è un portafoglio che viene alimentato automaticamente dagli Stati sulla base di criteri ben definiti. E sulla base di quei criteri, a seconda del disequilibrio di bilancio che ha ogni Stato, come avrà dopo questa terribile esperienza del Covid-19, riceve un tot di aiuti con una modalità di controllo molto pesante, molto simile a quello che è successo nel 2012 in Italia, se ve lo ricordate. Questo che è una modalità, come dire, quando siamo con l'acqua alla gola, è osteggiata da 3 paesi, Italia, Francia e Spagna, che dicono: emettiamo dei bond, quindi delle obbligazioni, al di là del nome, il Corona Bond, ma delle obbligazioni che si reggeranno sul mercato, emesse dalla banca centrale, quindi con i soldi di tutti, aggiuntivi ma di tutti, che non vanno a intaccare questo sistema e che soprattutto non obbligano lo Stato X, l'Italia, con il meccanismo europeo di stabilità, a essere ipercontrollate e dover adottare delle misure abbastanza draconiane come sono state adottate nel 2012, o arrivare, diciamo, eravamo tutti più giovani, ma un po' ce lo ricordiamo, quando nel 92 ci hanno applicato un prelievo forzoso sui conti correnti, che è una roba abbastanza... O arrivare a situazioni, non arriveremmo noi in Italia, ma se vi ricordate, 3 anni fa in Grecia licenziavano i dipendenti pubblici dalla sera alla mattina. Diciamo, in una situazione di crisi, lo strumento del Fondo Salva Stati potrebbe portare a quell'estremo. Quindi lo strappo, come si suol dire, credo che sia una misura negoziale, vale a dire, ok,
andiamo agli antipodi e poi troviamo una misura di incrocio, perché non è pensabile che questo accordo non venga raggiunto veramente nel giro di 10 giorni, cosa come stanno dicendo in queste ore, entro 10 giorni bisogna trovare una nuova soluzione. Quindi è pura negoziazione, secondo me è pura negoziazione. Certo è che il fondo salva stati, così come è fatto, per l'Italia non è conveniente. Ora. Ma se ho anche ben compreso, la richiesta di Conte è di non andare solo sulla soluzione del fondo salva stati, ma di individuarne altri, quindi di rimettere sul piatto anche quelli che ha chiamato i Corona Bond o gli Euro Bond, che ha sempre gli stessi detrattori di alcuni paesi, Germania e Olanda, in questo momento vogliono escludere. Quindi la riunione si è chiusa con la richiesta di cercare soluzioni possibili e non quindi solo la soluzione del MES. È vero che sono tecnicismi, ma anche comprendere questo e comprendere le dinamiche di negoziazione tra i diversi paesi è rilevante. Forse non è facile per chi deve un po' rispondere a che cosa fa l'Europa, perché in questo momento non è tanto l'Europa, ma è il consesso di tutti i paesi che si scontrano su un tavolo e devono dialogare, ciascuno con, tra l'altro, le proprie democrazie di popolo dietro, a cui devono rispondere tra il dire non la facciamo tanto facile a quei paesi che poi sappiamo che non riescono a rispettare gli obblighi, o chi dice in questo momento però dobbiamo veramente toglierci dal vincolo dell'austerità. Detto questo, forse è una parentesi veramente un po' grande, che sarebbe bello insomma attivare in un altro momento, in un contesto di confronto, a me non dispiacerebbe. Guardo l'orologio perché sono arrivate 3:30 e condivido con voi la necessità di fare una pausa. In situazioni in cui spesso non ci alziamo dalla sedia per molto tempo, insomma, direi a tutti quarto d'ora di movimento, alziamoci almeno dalla posizione seduta, e se vi va bene, Paolo, ti chiedo la disponibilità di riprendere a esattamente un quarto d'ora, e quindi Marinella, anche a te va bene. Ci vediamo qui alle 4:45. Restiamo collegati tecnicamente? Io resto collegata tecnicamente, sì, direi di sì, interrompiamo solo l'audio e il video e poi ci rivediamo. Va bene, ok. Grazie mille, a dopo. Registrazione che riprende e riprendere da dove ci eravamo fermati. Paolo. Eccoci. Mi permetto di rinnovare l'invito, perché Alessandro è persona molto preparata e è molto importante in questa fase, per cui sicuramente vi darà delle informazioni molto ben documentate su domande anche più cattive di quelle emerse oggi. Allora, noi ci siamo fermati sul... Ah, innanzitutto, va bene l'audio? Sì, va benissimo. Okay. Si sente. Ci siamo fermati su questa matrice territorio-obiettivi, ok? Territorio è dove, obiettivi come. Andiamo avanti. Che succede, no? Ok. L'ho anticipata per motivi precedenti, quindi la rivediamo, ma è come il filo era: attenzione, l'Unione Europea mi dà dei soldi, ma me li dà vincolati a determinate condizioni, con un'intensità di aiuto di un certo tipo a seconda di che territorio sono, e soprattutto per raggiungere determinati obiettivi. Allora, questo è quello che dà l'Unione Europea nel 2014-2020, e se vedete bene ci sono dei dati interessanti, si autocommentano. Guardate chi sono i maggiori. La Polonia. La
Polonia. Poi l'Italia, la Spagna. Poi stavo guardando l'Ungheria, perché io li guardo sempre un po' con spirito critico. Diciamo che se voi togliete Italia e Spagna e Portogallo, sostanzialmente sono i paesi degli est quelli che prendono più soldi. Così come è stato nel periodo, questi sono in valore assoluto, evidentemente, cioè l'importo totale dei 32 milioni di spesa comunitaria italiana a cui devono essere aggiunte il cofinanziamento nazionale, la Polonia siamo abbondantemente vicino agli 80 milioni. No, dicevo questo perché è importante capire, ci sono vari fattori che determinano l'importo, anche l'estensione territoriale, no? Anche la Bulgaria prende tanti soldi in proporzione, ma ha un territorio ben più piccolo della Polonia, perché è uno degli argomenti di cui Alessandro vi potrà parlare molto meglio di me, di quando si dice l'Unione Europea non ci dà abbastanza, noi diamo più soldi all'Unione Europea. Sì, perché nel pacchetto degli accordi con l'Unione Europea ogni paese contribuisce con una percentuale del proprio PIL e i soldi rientrano sia sotto forma di fondi strutturali, di aiuti e poi di fondi diretti, dove l'Italia invece non è che sia particolarmente brillante. Quindi è come dire, una parte è sicura, i 32 milioni, sicura in termini generali, in realtà vanno spesi, ne vanno spesi almeno 64 per essere sicuri che ti arrivano i 32. Un'altra parte del portafoglio italiano dei rapporti con l'Unione Europea è data dalla capacità progettuale dei vari soggetti pubblici, università, privati di partecipare a bandi europei. Okay, che sono due settori, mi pare che Alba la scorsa settimana vi avesse fatto questa distinzione fra fondi a gestione diretta e fondi a gestione indiretta. Qui stiamo parlando di quelli indiretti, cioè il beneficiario non parla con la Commissione europea, ma parla con lo Stato, con la Regione, con altre entità. Okay? E questa è una prima immagine. Una seconda cosa che mi sembrava importante farvi vedere la matrice delle risorse che vanno sempre sul livello europeo per quale categoria di regioni. È evidente, come avevamo visto nella cartina dell'Italia, che la maggior parte vanno alle regioni meno sviluppate. Sono introdotte anche altre categorie delle quali non parlo, eccetto della cooperazione territoriale, perché è una cosa molto tipica dell'Unione Europea, non esiste altra organizzazione internazionale che dedichi un importo di risorse così rilevante alla cooperazione fra territori transfrontalieri e transnazionali, quindi territori di confine o territori che hanno il confine marittimo. La dotazione dell'Italia, poi nell'ultima slide ve la faccio vedere un po' più di dettaglio. La dotazione dell'Italia che voi vedete è, questa è un'infografica, vedete che è riprodotta sostanzialmente regioni in blu, le regioni più sviluppate, le regioni in transizione e le regioni meno sviluppate. Tenete conto che l'Italia con una delibera CIPE, oramai lo fa per tutte le programmazioni, si è imposta un'attribuzione di tutte le risorse secondo un criterio 80-20, vale a dire l'80% delle risorse comunitarie e del cofinanziamento italiano deve andare alle regioni meno sviluppate, che per noi sono il cosiddetto mezzogiorno. Okay? Questo è, lo sottolineo perché è continuamente oggetto di polemica politica, perché poi a consuntivo si scopre che negli ultimi 3 anni invece le risorse allocate, soprattutto sul cofinanziamento che non viene controllato dall'Unione Europea, sono
sono intorno al 65-68, quindi 10 punti, scusate, 75-78, quindi 3-4 punti che valgono svariati miliardi di euro. Così sempre per informazione rispetto a quello che gira normalmente sugli organi di stampa, non so tutti. Questo invece vi fa vedere come vengono attribuite le risorse sui due fondi principali, quelli maggiormente conosciuti, a seconda di categorie di spesa, tipologie di spesa che sono state individuate insieme tra Unione Europea e Italia nell'accordo di partenariato, e si capisce abbastanza bene la tipologia tipo di spesa a seconda del fondo. Vedete che se voi guardate l'FSE, viene FSE, che è il Fondo Sociale Europeo, viene dedicato alle misure per favorire l'occupazione attiva e agli incentivi per l'inclusione. Tenete conto che per esigenze di svariata natura questo 39% è la stima iniziale. Io vi sto facendo vedere cosa era scritto nell'accordo di partenariato e cosa poi sarà consumato nell'arco dei 7 anni. Una premessa: la spesa finisce non nel 2020 ma nel 2023, perché i soldi comunitari sono devono rispettare una regola che si chiama N+3, vale a dire che la spesa deve essere fatta entro i 3 anni dall'atto di impegno. Che cosa significa in buona sostanza? Significa che la Regione Piemonte nel 2020 ha concordato con l'Unione Europea di impegnare 30 milioni di euro sul FESR, deve rendicontare, o meglio, detto in termini più tecnici, certificare queste 30 milioni entro il 2023. E tornando indietro, questo parte dal 2014. Perché vi dico questo? Perché un'altra cosa importante da tenere in mente è legata alla famosa affermazione "dobbiamo ridare indietro i soldi dell'Unione Europea". Questo, permettetemi, è quanto di più scorretto si possa dire, perché l'Italia deve avere 44 miliardi di euro in 7 anni, ok? Ogni anno vengono dati su ciascun programma una quota di cosiddetto prefinanziamento, che cumulativamente parlando non supera il 5% dell'importo di ogni programma operativo regionale o nazionale, facciamo complessivo. Questo cosa significa? Significa che il 5% di 44 miliardi sono il 10% e 4 sono 2 miliardi, che l'Italia si vede, faccio un ragionamento un po' con l'accetta, ma così ci capiamo come funziona il meccanismo. 2 miliardi sono divisi in 7 anni, l'Italia li riceve come anticipo, no? Come quando ti danno un anticipo su qualcosa. Il resto l'Italia lo mette sui fondi propri e l'Unione Europea, dopo che ha controllato, glielo restituisce. Quindi quando voi leggete "dobbiamo ridare indietro 170 milioni, Regione Sicilia quest'anno o la Regione Puglia sul Fondo Europeo di Sviluppo Rurale", non è corretto, perché tu non li ridai indietro, non ti vengono riconosciuti, non li hai spesi in modo opportuno e quindi non ti vengono riconosciuti. È ovvio che il gergo "ridiamo indietro" è riferito al mancato utilizzo, o soprattutto, ancora peggio, se tu li hai già spesi e poi li hai spesi in modo non corretto. Ci tenevo solo a questa precisazione, perché è abbastanza importante quando poi si va a fare ogni anno a tirare una riga sui fondi spesi e fondi non spesi. C'è da dire che se guardate i dati del 2019, l'Italia è abbastanza messa bene, con una serie di artifici contabili che non vi sto a dire, ma sono artifici ammissibili, quindi non è, e questa vulgata comune che l'Italia utilizza i trucchetti è una vulgata molto
denigratoria, perché i trucchetti li utilizzano gli spagnoli, gli olandesi, gli austriaci, cioè i primi della classe tendenzialmente li utilizzano tutti i trucchetti. Andiamo avanti perché sennò si va sulla polemica spicciola e serve a poco. Vi è già stato detto, ma io le voglio riprendere perché sono molto importanti queste cose. E sono i principi che si applicano a tutti i fondi strutturali. Sulla concentrazione mi ci fermo dopo. Sulla parità di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile è una conquista di 10 anni, di 20 anni di fondi strutturali, cioè nessun intervento finanziato dai fondi strutturali deve andare contro criteri di parità di genere, discriminazione e sviluppo sostenibile. In sostanza, per fare un esempio, io finanzio la discarica, ma la discarica mi deve garantire che sia norma secondo la normativa comunitaria, perché l'ambiente è normativa primaria comunitaria e non deve aumentare il livello di inquinamento della falda acquifera, del territorio. Sulla parità di genere, similmente, è abbastanza pacifica questa cosa, ma non è irrilevante notare che poi ex post la Commissione non riconosce, ad esempio, perché il caso tipico è viene fatto un bando per giovani imprenditori e in questo modo non si fanno azioni che permettano anche alle donne che hanno bambini piccoli di poter partecipare. Ad esempio tipico, il corso me lo fai dalle 9 alle 11 di sera o me lo fai in orari. Queste sono misure di superficialità, ma che spesso la Commissione dice no, questo non è stato rispettato la parità di genere perché non l'hai messa in condizione di partecipare. Rafforzamento del partenariato e governance multilivello è un po' una novità. Sostanzialmente che cosa significa? Significa che nel percorso di creazione del programma operativo e di attuazione attraverso i bandi, ogni regione dovrebbe mettere in campo tutte le misure possibili per allargare nel modo più ampio possibile la partecipazione. Partecipazione vuol dire tutto e vuol dire niente, ma sostanzialmente che cittadini comuni come noi possano avere cognizione di cosa si sta facendo, oppure possano avere cognizione, ad esempio, di chi sono i beneficiari di determinati aiuti, per cui c'è tutta una parte molto delicata sulla trasparenza. Adesso c'è l'obbligo che chiunque riceve fondi comunitari, sia un'istituzione o un soggetto privato, che è un po' diverso, ma comunque la regione di riferimento deve in un sito ben visibile dedicare una sezione con tutto l'elenco dei beneficiari e in base a quale criterio sono state date questi aiuti. Due cose che sono importantissime, che sono la condizionalità macroeconomica, che è stata una novità e che finora non è mai stata attuata. Che cosa significa? Significa che l'andamento economico, secondo i criteri che vengono stabiliti ogni anno nel programma nazionale di ricerca e di riforma, scusate, insieme all'Unione Europea, indica che laddove l'Italia non rispetti alcuni dei criteri, quindi il rapporto debito pubblico-PIL e altri, si può arrivare ad una sospensione del finanziamento dei fondi comunitari, temporanea fino a che non si riallinea. Purtroppo questa è una delle cose che penalizza più il sistema paese, perché la situazione la conosciamo, è una delle cose, ad esempio, per tornare all'autonomia, che è stata immediatamente sospesa per il 2020. L'Unione Europea ha detto, vabbè, lasciamo perdere la condizionalità macroeconomica e conseguentemente lasciamo perdere il patto di stabilità, perché francamente ci sembra poco opportuno in questa situazione andare a rispettare questi. E infine la concentrazione delle risorse, che in parte è l'incrocio della concentrazione sulle priorità. Ultima cosa, e è stata veramente una novità per questa programmazione, è stato il riconoscimento in base ai risultati. Non è stato del tutto applicato, ma l'idea voleva essere quella che
le risorse venivano tendenzialmente attribuite non in base al fatto che tu le spendevi, ma in base al fatto che tu ottenevi un risultato atteso. In Italia, nella lingua italiana, manca un termine che è stato tradotto con risultato atteso, che in lingua inglese si dice outcome, che è diverso dall'output. Per fare un esempio, io costruisco il ponte perché voglio unire due città e aumentare lo scambio commerciale, esempio molto rozzo ma rende, l'output è il ponte costruito che ci passano le persone, l'outcome è l'aumento dell'interscambio fra le due cittadine che si vendono prodotti, si scambiano le persone, ok? L'idea era questa, non, ci stiamo lavorando, come si suol dire, ancora non si può arrivare a immaginare di dare risorse solo se questo outcome è verificato, però la tendenza è questa. La concentrazione tematica significa, ve lo faccio vedere molto meglio, significa che Regione Piemonte, sugli obiettivi tematici, ha un obbligo di spendere l'80% delle risorse sui primi quattro sul FEP, vale a dire l'80% deve andare per ricerca e innovazione, telecomunicazioni, aiuti alle imprese e misure atte a ridurre l'impatto delle emissioni di carbonio. Perché dico questo? Nella slide vedete anche altre modalità di concentrazione che devono essere tutte contemperate allo stesso tempo. Dico questo perché non è che l'Italia non lo sapeva questo. Okay? Anche qui è un altro problema molto ricorrente. Noi abbiamo i nostri rappresentanti politici, diplomatici e tecnici a Bruxelles e purtroppo non siamo riusciti a far passare l'idea che probabilmente avevamo più bisogno di risorse sull'obiettivo tematico 7 o sull'obiettivo tematico 6, che sono importanti, ma alla fine tra il 5 e l'11 noi ci dobbiamo mettere il 20%, non di più del 20%, ok? Per segnalare ancora una volta che con questa modalità rispettiamo la concentrazione tematica e di risorse, ma che lo spazio di manovra che hanno i soggetti gestori dei fondi strutturali, Regione e Stato, non sono così grande per un vincolo che ti dà Bruxelles, a cui tu hai partecipato nella formulazione del vincolo. Non eri totalmente assente, tutt'altro. Poi, fortunatamente viviamo in un paese che siamo abbastanza creativi, per cui siamo riusciti a far rientrare l'obiettivo tematico 6 e 5, anche cultura e turismo, con un po' di stiracchiamento dell'interpretazione sulla quale l'Unione Europea è stata sostanzialmente d'accordo, perché per noi, a differenza del Lussemburgo, il tema cultura e turismo ha un certo peso. Qualche dato che mi sembrava importante di come effettivamente poi sono state allocate queste risorse sulla base degli obiettivi tematici, quindi rispettano le risorse italiane. Vado avanti, queste le lascio perché sono abbastanza interessanti e probabilmente siamo abbastanza in linea adesso che siamo, diciamo, quasi alla fine di questo periodo di programmazione. C'è ancora qualche scostamento, vediamo fra un paio d'anni quali saranno i risultati definitivi. Ecco, queste sono, diciamo, dalle mie parti si dice la ciccia, cioè i soldi veri, fino ad ora erano le percentuali. Voi vedete, questa è la solo quota comunitaria, che gli importi, questi sono arrotondati. Sulla sinistra trovate i programmi operativi regionali suddivisi per fondo, quindi Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale, Agricoltura, totale. Ogni regione ha sostanzialmente questi, sia esse più sviluppate, meno sviluppate o in transizione. Sulla destra trovate i cosiddetti programmi operativi nazionali, che sono quelli gestiti
dai ministeri, mettiamola così, che è la verità, e sono articolati su diverse tematismi considerati fondamentali. Siccome la torta è sempre la stessa, e siccome fino al giro precedente si chiamava politica regionale, immaginate che i soggetti di sinistra, cioè le regioni, quando si sono visti che 12 milioni di euro, scusate, 12 miliardi di euro più il cofinanziamento, l'Italia li voleva su programmi nazionali, hanno non poco storto la bocca, però insomma alla fine si è focalizzato su questo, anche perché nel precedente giro di programmazione i programmi operativi nazionali erano 5, qui sono sostanzialmente 11, sono raddoppiate, sono tutte cose che sono molto utili. Il problema è che spesso si crea questo effetto spiazzamento, ve ne prendo una che è il più famoso, il programma operativo imprese e competitività ha creato in non poche regioni un effetto spiazzamento con i fondi, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, perché le imprese della regione Sicilia partecipavano prima al bando uscito a suo livello nazionale, quando la regione Sicilia faceva il suo bando, non è che le imprese si fanno con lo stampino, queste ti dicevano no, noi abbiamo già partecipato a quello, e quindi qual era la conseguenza? La conseguenza è che la regione Sicilia aveva impegnato dei soldi e nei 3 anni, i famosi N più 3, non riusciva a spenderli. E quando non riusciva? Questo è stato anche per me uno spunto rilevante. La lettura, ma correggimi se sbaglio, di questa scelta è orientata al fatto che in quel momento il governo ha deciso di tenere per sé, a livello centrale, una buona fetta di fondi per garantire l'effettiva spesa. Nel senso che gli è sembrato più facile dimostrare o spenderli, qual era un po' il problema anche del nostro paese, se venivano gestiti a livello centrale. Nel passato alcuni interventi anche da parte dei collaboratori di Barca avevano un po' confessato che l'analisi aveva portato a evidenziare che l'anello debole della mancata spesa dei fondi destinati all'Italia, nel caso specifico, erano proprio le regioni. E quindi ho fatto 2 più 2, ma dimmi tu se sbaglio, può essere che questa scelta nuova di tenere molto dei fondi su dei programmi nazionali sia per garantire almeno di riuscire a spenderli? Sì, confermo, e tieni conto che questo quadro è stato chiuso 11, 12, 13, dove insomma c'erano un po' di problemi a livello nazionale di territorio, e quindi la scelta a un certo punto non si poteva tornare indietro. La proposta che emerse era anche una richiesta dell'Unione Europea, quando vennero fatte talune operazioni durante il governo Monti, di abbassamento del cofinanziamento nazionale, vale a dire Italia, proprio perché sei in difficoltà ti do più aiuto, anziché darti il 50% te ne do il 70%. Tu quindi hai meno da cofinanziare, ma mi devi garantire un presidio centrale più forte. Questo era un po' lo scambio politico-tecnico-diplomatico. Vabbè, sì, diciamo che ora purtroppo i programmi operativi che sono più in sofferenza sono proprio quelli ministeriali, per svariati motivi, e quindi c'è da immaginarsi che partirà una polemica non da poco. È molto difficile però immaginare che si torni indietro, cioè se voi guardate i tematismi, tralasciando gli ultimi tre che veramente contano pochissimo, rete rurale, sviluppo rurale, ma se uno legge in filigrana cosa viene fatto realmente con i programmi operativi nazionali,
Il Fondo Iniziativa Occupazione Giovane si sta finanziando insieme ai sistemi di politiche attive per l'occupazione, si sta finanziando la disoccupazione, il reddito di integrazione, il reddito di cittadinanza che ad occhio aumenteranno. Con le città metropolitane si sta finanziando per le 14 città metropolitane tutta una serie di interventi che hanno un suo peso. Con imprese e competitività si sta dando un aiuto enorme al sistema imprenditoriale con aiuti cosiddetti de minimis molto semplici e molto efficaci. Un po' più dubbiosa infrastrutture e reti, perché l'Italia ha deciso di non finanziare con i fondi strutturali a questo giro le grandi infrastrutture a livello nazionale, e di metterlo su un altro fondo nazionale. Quindi, e qui la scuola, penso che tutti voi abbiate visto che nelle scuole, in particolar modo i licei e gli istituti comprensivi, sono fa stati fatti tantissimi micro interventi importanti di alfabetizzazione, di infrastrutture, di macchinari. Quindi la vedo molto difficile che si torni indietro con meno programmi, forse con meno risorse. Questo sì, questo è immaginare che ci saranno meno risorse, però diciamo. Il quadro che si era configurato fino a un mese fa adesso resta quello, ma si sta cercando di cambiare un po' di cose. Ve ne faccio una che è quella più famosa. Tutte le risorse dedicate alla ricerca, c'è in corso una modifica in cui si può finanziare, oltre che la ricerca, anche la produzione di strumenti in ambito medicale, medico-sanitario di prima necessità. Quindi, diciamo, mascherine, affini, ventilatori e tutto il materiale che può servire in questa fase. Io ho quasi finito, mi interessava solo farvi vedere due cose, che è questa tabella mortale, dove vedete che in sostanza i 46 milioni attestati, perché poi c'è stata una riprogrammazione 2 anni fa. Se vedete in fondo alla colonna risorse UE nel blocco c'è 46.463.5 milioni di euro, 46 miliardi, comportano un impegno, che sono i soldi comunitari, comportano un impegno complessivo di 144 miliardi di euro. Cosa significa? Significa che l'Italia mette come cofinanziamento 98 miliardi di euro in 7 anni attraverso vari fondi sulle quali non entro perché sarebbe troppo complicato. E compie quello che è uno dei principi che la politica comunitaria deve essere addizionale. Come dire, non si può comprare risorse con i fondi comunitari se non ci si mette almeno uno vale uno più uno, ok? A seconda come calcolo mediano. Cioè tu non puoi pagare, per metterla in maniera brutale, non puoi pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici con i fondi strutturali perché questo sarebbe un effetto di sostituzione e non di addizionalità, altrimenti l'effetto leva, il cosiddetto leverage effect, che dovrebbero fare i fondi strutturali, non viene prodotto. Ovviamente capite che è argomento di profonda polemica ovunque, però è difficile immaginare, che è un po' l'argomento inglese, tanto per andare nella cronaca. Gli inglesi hanno sempre sostenuto che la politica di coesione dovesse essere nazionalizzata, ossia dammi i soldi e poi me la gestisco io, con i miei criteri. E questo comporta evidentemente che se ognuno se la gestisce con i propri criteri, non c'è tendenzialmente uno sviluppo omogeneo, ma soprattutto è impossibile fare dei meccanismi comparativi. Chiudo con quattro diapositive, che però sono, non so se le riuscite a vedere, ve le lascio un minuto. L'Unione Europea fa regolarmente, Alessandro Giordani ve lo dirà con molta attenzione, una rilevazione su un campione significativo, nel caso specifico sono circa 27.000 persone intervistate telefonicamente, alle quali chiede varie cose,
contingenti oppure tematizzate. A novembre ha chiesto: che ne pensate voi della politica regionale dell'Unione Europea, della politica di coesione? E allora vedete che ci sono dei dati interessanti riferiti a questo, è l'estrapolazione sull'Italia, perché gli altri paesi sono meno rilevanti per il ragionamento che stiamo facendo. Vedete che la prima domanda, lei lo sa che l'Unione Europea finanzia dei progetti nell'area in cui vive? Vedete che l'Italia è cerchio interno, sostanzialmente, dice sì, sostanzialmente c'è una maggiore conoscenza, almeno dichiarata, rispetto al cerchio esterno, che è la media europea. Se poi però andate a vedere, e questo si mantiene anche, si hanno sentito parlare di alcuni progetti specifici, se poi andate a vedere, come dire, il tipico euroentusiasmo italiano, vedete che nell'81% della domanda C, l'81% in media degli europei ritiene che gli effetti dell'Unione Europea col finanziamento dei progetti siano positivi. In Italia siamo al 51, che è un po' contraddittorio, anche se la torta di prima eravamo lì, è un po' contraddittorio con quello che viene detto sopra. Della seconda diapositiva vedete che ci sono anche dei dati, anche qui abbastanza interessanti, perché invece su alcuni ambiti sia l'Italia sia l'Unione Europea sono abbastanza allineati. Mi riferisco al Q4B, dove c'è questa intenzione forte di sostanzialmente aiutare tutti, che è un po' lo spirito dell'Unione Europea, vale a dire, quando tu mi dici che devono essere aiutate le regioni con alto tasso di disoccupazione, evidentemente sul livello italiano tu ti riferisci al cosiddetto mezzogiorno, e è un tema condiviso in tutta Europa, perché le differenze Europa e Italia sono bassissime, un punto percentuale, così come, pur mantenendo l'idea della concentrazione tematica, c'è una forte consapevolezza a livello europeo che non puoi immaginare che tu aiuti solo un settore, cioè tu devi fare delle cose importanti sull'ambiente, sulle infrastrutture sociali, lo stesso sulle imprese, quindi devi fare un bouquet di interventi differenziato. Questo, diciamo, sarebbe molto interessante, e credo che lo sarà, verrà fatto, come lo chiamano, un eurobarometro flash anche a settembre, perché la situazione del Covid potrebbe far cambiare in modo significativo queste rilevazioni, però testimonia una cosa in positivo, che tendenzialmente i cittadini europei condividono, con diversa conoscenza dello strumento e delle modalità, condividono l'importanza che ci sia una politica sovranazionale che fa interventi in tutti i territori del paese, privilegiandone tutti i territori di ciascun Stato, privilegiando quelli che hanno maggiore difficoltà dovuta all'occupazione, dovuta alla carenza di infrastrutture. Questo ve lo lascio, a me sembra molto molto interessante, una incrociata di questi dati, con i limiti scientifici, peraltro, di una rilevazione fatta su un campione significativo, però fotografano abbastanza bene, almeno la realtà italiana mi pare abbastanza ben fotografata. Io mi fermerei qui, nel senso che... Oh, non ti sento io. Ah, ok, avevo tolto l'audio. Adesso mi sentite? Dicevo, puntualissimi, perché la mia prospettiva, sapendo un po', insomma, di questa fatica della gestione degli incontri in aula in questo modo, è un po' di arrivare alle 4:30, dove già l'attenzione è stata molto alta.
Mi sembra molto interessante arrivare a questo punto con le conclusioni che tu porti, proprio perché da una parte è interessante capire gli studenti che adesso si sono collegati, quanto si sentono in sintonia con queste rilevazioni, cioè quanto loro stessi erano a conoscenza delle politiche di coesione sui territori, di che cosa viene finanziato dalle politiche di coesione, e anche un po' l'obiettivo di approfondimento della seconda parte del laboratorio. Quindi andare a vedere un po' anche rifacendo al contrario questa logica di programmazione, se e come i singoli progetti finanziati hanno ottemperato agli obiettivi per cui erano stati pensati, o meglio, che nel finanziare un'impresa singolarmente, quindi nel dare dei soldi a un'impresa privata o un corso di formazione o la riapertura dei giardini reali, che cosa ci sta dietro, il perché sono stati finanziati questi progetti e non altri, è utile per capire intanto il senso, almeno la dimensione del senso condiviso a livello europeo degli obiettivi da raggiungere, identificare quegli obiettivi e riuscire a valutare anche come, in questo caso, singoli cittadini, osservatori, il risultato effettivo di quel progetto. Sia, ripeto, la metropolitana o la pista ciclabile paragonata ai fondi dati a una impresa per riconvertire la produzione del cotone o della canna. Questo mi sembra molto utile e interessante, quindi anche la tua presentazione aveva di necessità il bisogno di arrivare anche sui tecnicismi, perché a quelli poi dobbiamo fare riferimento quando andiamo a vedere nel dettaglio, ad esempio, gli obiettivi che ciascun progetto deve rispettare, in quale linea, in quali obiettivi è stato inserito, proprio perché a monte c'è una programmazione unica e su questa programmazione unica ancora insiste il principio della politica di coesione. Ci sono delle domande, abbiamo ancora qualche minuto. Se ci sono delle domande potete metterle in chat, potete alzare la mano, io vi do la parola. Non vedo mani alzate, ma magari me le sto perdendo, scrivetemi in chat se ci sono delle domande. Paolo, ci lasci le slide, vero che io posso poi caricarle? Delle giro, sì, non ci Io mancherebbe. le carico poi nel nostro Moodle, che è una piattaforma di condivisione che abbiamo. In questo tempo, come vi dicevo, insomma, l'input, che è stata una delle domande a metà di questo percorso, ho ottenuto la conferma che mercoledì prossimo Alessandro Giordani, capo unità Eurodirect e reti di informazione degli Stati membri, sarà disponibile per un'oretta, un'oretta e mezza di dialogo, di confronto su, il titolo l'ho messo così, Europa, MES ed Eurobond, di che cosa stiamo parlando. Proviamo a fare un po' di chiarezza, l'occasione davvero è unica. Vi invito a seguire sul Moodle le indicazioni, ma poi vi manderò anche via mail l'invito, che potete naturalmente condividere anche ai vostri colleghi di altri corsi. Quindi sappiate che è un incontro aperto, sarà mercoledì prossimo alle 14. Sto provando a far sì che sia in WebEx, anche se Giordani non conosce la piattaforma, ma faremo delle prove all'inizio settimana. Quindi, insomma, non mi rimane che augurare a tutti un buonissimo fine settimana. Cercate di stare bene, di, insomma, riposarvi per quanto riesce in questi momenti, dove il tempo in realtà per riposarci non ci manca, anche se vorremmo fare qualcos'altro. Insomma, ci vediamo tutti quanto prima, e in ogni caso mercoledì prossimo alle 14. Se non ricevete l'invito entro martedì, fatevi sentire voi, e, ripeto, allargate a chi volete, perché può essere un'occasione. Grazie davvero Paolo, grazie a tutti, e direi, insomma, un buonissimo fine settimana a tutti.
Grazie anche da parte mia. Grazie Marinella. Grazie. Ok. Grazie.